Un'altra opera d'arte di Giuseppe Agnello. È venuta davvero bene questa medaglia? Ce l'ho messo un po' tutta, diciamo, perché realizzare una piccola effigie degli Ortociaci, insomma, non è facile, perché non essendo un disegno ed è una scultura a basso rilievo, insomma, necessita una certa perizia. Tra l'altro l'ho modellata nelle piccolissime dimensioni, solitamente il procedimento per la realizzazione della medaglia è diverso, nel senso che si modella nelle dimensioni di 40 cm e poi ridurla con il conio all'azzecchiello stato. Qui invece l'ho modellata direttamente in piccolo formato. Ho provato, come dire, a mettere in campo un po' l'input che mi è rimasto dopo averlo conosciuto. Quanto tempo hai impiegato per realizzare questa effigie? Ma il tempo, guarda, ci ho lavorato un mesetto per realizzare, diciamo, il modello, ma poi le operazioni di fusione che sono state eseguite in una fonderia artistica, quindi diciamo che 2-3 mesi di lavorazione. Cosa c'è in itinere per il futuro? Tu ci sorprendi sempre. Ma guarda, continuo a lavorare nel silenzio nel mio studio, giornalmente, che è l'unico aspetto positivo del mio lavoro, quello, diciamo, di continuare a lavorare. E poi i progetti, non lo so, vivendo accadono tante cose, si muove sempre qualcosa poi. Rimane un rammarico che è un evento che purtroppo si realizza a porte chiuse. Effettivamente noi pensavamo di fare delle celebrazioni molto più corpose e si pensava, visto che il virus in qualche modo stava dando una tregua ai cittadini, di fare una manifestazione conclusiva di questo centenario, della celebrazione del centenario, con una sala piena di persone in maniera tale da dare giusto rilievo e risalto alla conclusione di questo grandissimo evento, di questo evento importante. Come ha detto lei, effettivamente i contagi nelle ultime settimane ci hanno rimesso di nuovo in una situazione di eccessiva necessità di prudenza che noi vogliamo mantenere, e per questa ragione oggi questa manifestazione conclusiva si farà in streaming, ma sarà altrettanto importante perché è la conclusione di un anno che, con tutte le difficoltà del caso, con tutti gli avvenimenti che si sono succeduti, c'è stato celebrato in maniera del tutto dignitosa. Noi abbiamo fatto la nostra parte, gli eventi erano importanti, noi abbiamo dato giusto risalto con le misure di contenimento che purtroppo in qualche modo hanno limitato la nostra iniziativa. Il Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, nei giorni di Natale, il giorno prima di Natale, ha detto da Palazzo Venezia che la cultura è l'anima della nostra Italia. Noi abbiamo iniziato il 100° anniversario della nascita di Leonardo Sciascia con una manifestazione in streaming e con l'inaugurazione di un monumento di libri, un monumento marmorio che ricalca, che raffigura tutti, alcuni libri di Leonardo Sciascia. Avevamo pensato di fare una grande chiusura, una chiusura ad altissimi livelli, poiché ritenevamo che era la summa di tutto il lavoro svolto, e per tale motivi avevamo invitato al solito il nostro direttore letterario, che è il professore Antonio Di Grado, il professore Fernando Gioviale dell'Università di Catania, ma avevamo organizzato e abbiamo realizzato una medaglia commemorativa con l'effigie di Leonardo Sciascia, ed è stata realizzata dal maestro Giuseppe Agnello, che da giovane fu tanto amico di Leonardo Sciascia. Quindi di Agnello abbiamo a Racalmuto, oltre che la statua di bronzo, ora abbiamo questa medaglia commemorativa che è di altissimo livello. E questa sera abbiamo invitato a intervenire pure il professore Salvatore Rizzuti, che è stato un grande accademico dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo, che commemorerà, farà una, diciamo, una relazione su questa medaglia. Non solo, ma avevamo invitato una perla della musica siciliana, che è Rosa Maria Macaluso, che è una pianista talentuosa, già a 17 anni riesce a suonare il pianoforte in maniera, io la chiamo la piccola Beethoven,
questa sera nella manifestazione streaming avremo modo di ascoltarla. Ed ecco che abbiamo tentato di mettere assieme la letteratura, la scultura, la musica, tutti argomenti cari al nostro grande Leonardo Sciascia. Sono molto contenta di suonare finalmente un'altra volta Raga al Muto, mi è capitato pochissime volte, quindi sono contenta di suonare nel mio paese d'origine. E niente, spero ci saranno altre occasioni per suonare di nuovo qui, soprattutto al teatro, mi farebbe molto piacere. E niente. Ho visto poco fa le tue prove, sicuramente c'è tanta carne a fuoco da mettere in atto questa sera nella tua esibizione. Sì, diciamo che sono una ragazza che studia parecchio, quindi sì, ho tante cose da fare. Questa sera suonerò uno studio di Chopin, uno scherzo di Chopin, penso sia il mio autore preferito, un autore romantico, però comunque nel frattempo mi sto preparando anche per altri concerti che farò, quindi ne stavo approfittando per studiare un po'.